qua, Paolo Buongiorno. Cosseddu. Buongiorno. Parliamo di Ossigeno. ossigeno. Già guarda che frizzo, cioè la gente impazzisce per ossigeno. Ci sono un botto di contatti anche perché siamo di nuovo in lockdown. Ma noi l'avevamo praticamente, tu sei in lockdown perché non esci mai di casa, lo puoi confessare ai tuoi milioni di follower, ma noi l'avevamo detto, dove eravamo rimasti, dovremmo. Non so cosa togliamo, Paolo. Dovremmo togliere rimasti, nel senso che il titolo forse più adatto era dove eravamo, perché siamo dove eravamo. Abbiamo fatto tutta sta fatica e adesso siamo a capo ai 12, come dicono, che non è Ah, è un aplomb confortante. da direttore della rivista, anche se sappiamo che Hai tu la visto? condirigi, diciamo, la direttrice formalmente, non solo, è Ilaria Buonacorsi, che salutiamo, magari facciamo una diretta poi con lei per lanciare il secondo numero. Ma siccome tu segui molte serie TV, come poi me le spoileri, cioè voi dovete sapere che Cosseddu mi ha rovinato Newsroom, motivo per il quale abbiamo rotto l'amicizia un tempo. Ma subito, mi ha spiegato che era successa una cosa tremenda, ma non dovevo saperla. Al mio personaggio preferito, peraltro. Adesso non spoilerò a mia volta, però noi oggi siamo qui per fare da spoiler al nuovo numero di Ossigeno che facciamo rivedere per la nostra rivista che trovate in libreria e soprattutto sul nostro sito di peoplepub.it. Ci vuoi dire cosa stai architettando nella tua con Sì, questa intanto libreria bellissima? Hai una libreria più bella di quella di Enrico Letta dietro. esatto, e vorrei precisare che non è una libreria finta, non è uno scenario, ma sono veri libri. In realtà sono fumetti, ma sono veri libri e non sono stati allestiti appositamente per fare bella figura. Mi manca il contratto con gli italiani, per il resto credo di essere pronto per più alti incarichi, diciamo. Del resto, la Sei situazione con cui. pronto per 8,5, secondo me. So, È esatto. una So, libreria tipo 8,5, perché è una nuova moda quella di definirsi così. sì. Sono all'attacco della supremazia di Scanzi tra i personaggi più popolari, tra i giornalisti più popolari del web. Venendo a cose più serie, il secondo numero è in lavorazione. Proprio stamattina abbiamo licenziato un po' di pagine. E la nostra è una rivista trimestrale, quindi tendenzialmente cerchiamo di evitare di occuparci di argomenti aleatori, tipo un influencer vestito da Madonna o cose di questo genere. Cerchiamo di occuparci di argomenti che ci stanno a cuore e che secondo noi occupano uno spettro un po' più ampio. E sfortunatamente spesso si tratta anche di questioni che non vengono affrontate, che sono sempre in ballo, che ci trasciniamo anno dopo anno, che magari vengono intercettate dalla polemica del giorno, ma poi in realtà restano lì esattamente dove erano e non cambia niente, no? Questo è un po' il problema della nostra società, del nostro paese, del momento che viviamo. Il prossimo numero è un numero dedicato alla questione razziale in Italia. Oltre al Covid, negli scorsi mesi ci sono stati pochissimi temi che sono riusciti ad emergere. Uno di questi è sicuramente la protesta americana, dovuta ai fatti terribili che sappiamo, intanto l'omicidio di George Floyd, ripreso e visto da tutti noi con quelle immagini terrificanti, e un riflesso che c'è stato anche in Italia. E che ha per qualche giorno fatto parlare, anche se poi la questione si è di nuovo inabissata. Abbiamo un formidabile articolo di Giara Khan, che è autrice di People, in uscita con Ladri di denti. Giara ha una scrittura formidabile, anche molto personale. Vabbè, questo ha a che fare anche con la sua storia, con la sua identità. Questo articolo invece è molto preciso e è in grado di schematizzare bene e di mettere i puntini sulle i anche su una questione che le sta molto a cuore, che noi abbiamo sposato, cioè il fatto che non si può importare la protesta americana come se fosse una moda, come se fossero i jeans, perché la situazione tra gli Stati Uniti e l'Italia è profondamente diversa. Negli Stati Uniti una persona, un afrodiscendente, può essere sparato per strada dalle forze dell'ordine,
e se va bene c'è qualcuno che riprende, e non è detto che questo poi, tra l'altro, si traduca in un atto di giustizia successivo. In Italia, per fortuna, questo non succede, non abbiamo i carabinieri che sparano per strada alle persone per il momento, non si sa mai. Ma questo non vuol dire che l'Italia non abbia un problema profondo, radicato e negato anche, perché poi questo è un altro problema, con il razzismo, negato sin dai tempi dell'Italia coloniale, l'Italia fascista, che è ancora dentro il DNA di tantissimi italiani. Un altro libro pubblicato da noi era quello di Esperance Ripa, che illustrava bene la questione del razzismo delle persone che sono convinte di non essere razziste. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è istituzionale, il razzismo istituzionale, cioè il fatto che è vero che non rischi di essere ferito o per strada dalle forze dell'ordine, ma il sistema Italia negli anni, con la stratificazione di molti provvedimenti legislativi, ha creato un labirinto che fa impazzire le persone, rende loro la vita impossibile, rende loro impossibile esercitare i propri diritti civili o di cittadini, o anzi ottenere quella cittadinanza che spetterebbe loro. Per cui finisci in un meccanismo in cui domina l'insicurezza e sei costretto continuamente a inseguire pratiche burocratiche sempre più astruse, che poi magari cambiano ancora prima che tu le abbia finite, quindi devi ricominciare da capo. E fare questo per poter ottenere un lavoro, firmare un contratto d'affitto per una casa, poter votare addirittura, no? Dico addirittura tra virgolette, evidentemente. Sì, questo tra l'altro era un tema, quello del voto, che era un popolare 20 anni fa, poi è sparito completamente dai radar per le note. Anche questa cosa che dicevi di Esperanza Ripanti, ci chiedono i titoli. Esperanza Ripanti si chiama E poi basta, il titolo del suo libro. Invece Jarakan, Paolo l'ha citato, si chiama Ladri di denti. Peraltro esce anche Oizza con un libro tra qualche giorno, che è già stato, come dire, messo online da parte nostra, ma sarà in libreria nelle prossime settimane, che si chiama Corpi estranei, è un po' un terzetto, no? Loro poi sono molto brave ad animare dirette, convegni e incontri. Dicevo però che ci sono alcuni temi che addirittura sono passati in secondo piano, anche per timidezza non solo degli antirazzisti wannabe, come li chiama Esperance, ma anche di una sinistra un po' sfigata, per dirla con una parola sola, che un po' concentra tutte le tragedie che ci portiamo addosso, perché anche questa correzione dei decreti di sicurezza di Salvini è molto parziale, incerta, non coglie poi quello che dicevi tu forse, no? Cioè la grande quantità di prospettive, di possibilità che la presenza di persone straniere, che poi la parola no, anche nuovi italiani, sono tutte espressioni un po' curiose, perché spesso stiamo parlando di italianissimi, diciamo, semplicemente con la pelle diversa dalla nostra, di quella di noi due, diciamo così, ma insomma. Peraltro c'è anche la Launa, il prossimo numero di Ossigeno, giusto? Esatto, una bellissima storia imprenditoriale, di autoaffermazione. No, scusami, hai detto Lalaù, forse avevo Sì. sentito male, pensavo avessi detto Aida, di cui poi, se vuoi, possiamo parlare. Sì, c'è anche Certo. quello che noi chiamiamo, anzi che tu hai con una buona intuizione, intitolato Lo spirito delle scale, è una rubrica che sarà fissa sulla rivista, ovvero un capitolo extra di un libro già uscito, Lo spirito delle scale, appunto, la cosa che ti viene in mente quando hai già finito, no? Quando te ne stai andando. E, in questo caso, lo sguardo dei sino italiani, perché poi ovviamente non è solo una questione di pelle, ma una questione che riguarda insomma, etnie diverse, cittadinanze diverse, provenienze le più disparate. E, nel suo caso, lei è partita un po' dalla sua esperienza personale, un po' dalla cronistoria della comunità sino-italiana, che è tra le più antiche comunità straniere che si sono stabilite nel nostro paese. Ci sono ormai discendenti di terza generazione che sono italiani, italianissimi, hanno un accento dialettale pazzesco, no? Quindi si fa un po' fatica a considerarli ancora un corpo estraneo. E poi arriva fino ai fatti di Colleferro. Lo spunto ci è venuto
dopo il terribile omicidio del ragazzo di Willy, per la questione delle palestre. Spesso le palestre di arti marziali sono gestite da sino italiani o da nippo italiani e rappresentano un forte approdo sociale, specialmente in zone non centrali. Insomma, ci sono ragazzi che hanno dentro di sé un'energia da sfogare, no? Che va canalizzata e che potrebbe trovare anche dei pessimi modi per sfogarsi. E le palestre, da questo punto di vista, rappresentano sia uno strumento educativo che una valvola necessaria, purché siano gestite da persone che sanno che il loro è un compito da educatori in tutto e per tutto. E quindi, insomma, c'è questo bel viaggio. Sì, io volevo rassicurare chi ci segue che poi questa diretta la salviamo, come si suol dire, e sarà riproposta in tutte le formule, anche se l'ascoltate così all'incontrario è un messaggio satanico, quindi Esatto. vi consiglio di svilupparla tutta per la sua lunghezza. Quindi dicevamo, autrici, autori, se vuoi magari dirci qualche altro nome, rubriche nuove, peraltro, quindi un numero che sarà molto più, non che questo non sia pregevolissimo, lo facciamo vedere Ma sfogliandolo, per il il prossimo prossimo sarà ancora più ricco. sarà ancora più ricco, lo diciamo per le tante persone che hanno già fatto l'abbonamento, per chi si candida ovviamente ad acquistarne un numero, ovviamente noi regaliamo sempre i libri, quindi non vi arriverà solo una rivista, vi arriverà anche qualcos'altro sempre, però dicevi ci sono delle conferme rispetto al primo numero, ci sono nuovi contributi. Allora, ad esempio, rispetto al legame con l'attualità, ci sono un paio di approfondimenti rispetto alla questione, della modifica dei decreti sicurezza che non sono stati aboliti, di cui già non si parla più, ma fra pochi mesi vedremo che gli effetti saranno modesti rispetto alla dimensione del problema. Uno è un articolo tuo, parlandone in presenza, ed è una cronistoria. Vorrei dire agghiacciante, ma non è neanche agghiacciante, è deprimente, no? Di questo percorso che l'Italia ha fatto dalla legge Martelli attraverso la Bossi-Fini, poi i decreti Salvini, anzi poi c'è stato Minniti, no? Tutto impettito, come ricordiamo, coi Peanuts, e fino alle modifiche recenti con un approfondimento di Giampaolo Coriani. Anzi, entro proprio in una questione contingente, no? Siccome sembra che sia diventato esiziale per questo paese discutere dell'autocandidatura di Carlo Calenda al sindaco di Roma. Dobbiamo tutti parlare di Carlo Calenda che si candida a sindaco di Roma, allora parliamone. Ad esempio, una delle questioni che sollevi tu e che solleva anche Giampaolo è che, e che solleva anche Giaraccano, l'immigrazione in Italia viene trattata come un problema di sicurezza, mentre invece dovrebbe essere un grande argomento di riprogettazione della nostra società, che di fatto, per fortuna, sta già accadendo, perché la nostra società si sta già reinventando, anzi in parte si è già reinventata. Faccio un esempio che è banalissimo, ma lo sanno tutti, lo usano tutti, le classi elementari e medie delle nostre scuole, in cui c'è già la mixité, no? Cioè il bambino convive con bambini che vengono da ogni parte del mondo e non si fa nessunissimo problema, anche se uno non festeggia Natale e l'altro festeggia Halloween. Il problema non si pone negli adulti maliziosi, tra l'altro, perché sanno benissimo anche loro che il problema è fasullo. Allora, appunto, Carlo Calenda, di tante cose che di lui potremmo dire, tra le sue posizioni, ha quella di essere molto rigido nel considerare l'immigrazione un problema di sicurezza, un problema da regolamentare con i carabinieri o con le leggi, col controllo, e non un problema, non una grande questione o una grande opportunità sociale, di cambiamento, di arricchimento della nostra identità di cittadini italiani ed europei. Questo potrebbe essere una questione mica da ridere, da porgli sul tavolo e dire: guarda, sei simpatico e tutto quanto, su Twitter fai schiantare dalle risate, specialmente quando perdi un po' la trebisonda. Detto questo, caro Carlo, spiegaci se la tua idea è veramente così e se forse dovresti essere aperto a considerare, specialmente
se provengono da persone che questa situazione la vivono, argomenti differenti e un po' più evoluti, perché se no siamo sempre, cioè, sembra che stiamo girando in tondo o, come dite voi in Brianza, pestando l'acqua nel mortaio. È così, sì, peraltro non è, adesso poi salutiamo Calenda, qui avevamo proposto anche un intervento sul primo numero, ma non ci ha mai mandato, caro Carlo, mandaci il pezzo prima di fare le mille cose, perché poi lui fa mille cose, non l'hai visto che è poliedrico, polytropos, L'uomo dal diciamo, multiforme ingegno, diciamo. esatto, proprio così, non raccolgo le provocazioni, diciamo, dei nostri candidatori, perché c'è una categoria di persone, quelli che candidano, no? Poi ci sono quelli candidabili. Ma ho Ringrazio saputo che ci hai dell'affetto. pensato per qualche istante. No, ho fatto un tweet, quindi Hai ti fatto un ringrazio tweet. per il tuo piglio giornalistico, ma ho fatto un tweet peraltro con un effetto contrario, cioè io volevo ironizzare sulla mancanza di serietà di un panorama deprimente, per usare l'aggettivo che hai usato tu, invece pare che ci sia talmente bisogno. Se vuoi, guarda, io giro volentieri la proposta col sedu sindaco, perché tanto, no, nel No, senso che ma città che ha già tanti problemi. E infatti, ne aggiungeremmo due se potremmo fare un tick, adesso ci lavoriamo. Ma no, invece è bello vedere che ci stanno tutti preparando benissimo, no? Peraltro con strani ghirigori come sempre, per poi non far capire niente a nessuno, che è un po' la caratteristica tipica del nostro ceto politico, diciamo con simpatia per tutti. Diciamo però che non è solo Calenda. In verità, tu sei già sindaco di Biella, scrive Marco V18, quindi va bene così. Dividiamoci almeno le città, ecco così, evitiamo di fare confusione. Dicevamo, però, non è solo Calenda, perché in realtà è una modalità che conosciamo da almeno 30 anni, che poi è il tempo che è passato dai primi sbarchi, come se fossero anche gli ultimi, come se non fosse successo niente. Nel senso che la sinistra, il centro-sinistra, il centro, perché poi ormai dire anche centro-sinistra è un po' forte, non trovi? Cioè, stiamo forse un po' esagerando con le parole. Diciamo centro, ha smesso Ma di. scusami se ti interrompo, è per questo che non funziona Italia Viva, perché è in uno spazio già occupato dal PD. Certo, questa è buona. Salutiamo anche Matteo Renzi, che abbiamo sempre nel Ciao cuore. Matteo. Ciao Matteo. In bocca al lupo. E dicevamo, però non mi distrarre perché stavo facendo un discorso serissimo, che è che tutti in realtà sono come, cioè usano queste formule rituali, per cui è un problema di sicurezza perché ce l'hanno detto la destra e perché c'è il tormentone televisivo e perché nei bar si vive così. Nei bar, poi magari in officina invece sono tutti neri o extracomunitari, come si chiamavano una volta a lavorare, ma questo non è importante. È importante cosa succede nella nostra chiacchiera. È incredibile come questa cosa sia passata, no? Se ricordi questo successo in Lombardia quando la Lega era bossiana, perché poi no, prima c'erano i Teroni, poi è diventata la questione dei neri, insomma c'è stata anche un'evoluzione, bellissimo il monologo di Andrea Pennacchi, no? Quello che mette proprio in risalto questo strano rovesciamento o questa progressione del razzismo sempre più lontano, ma in realtà sempre più vicino, insomma, che anche questo è un tema interessante. Però dicevamo, c'è una certa timidezza e una forma, come dire, quasi di sindrome di Stoccolma, cioè per contestare Salvini si parla come Salvini, un po' meglio perché siamo persone educate, si toglie qualche cosa abominevole dai decreti di sicurezza, però se ne lasciano altre altrettanto abominevoli come se non fossero, no, la stessa cosa, e soprattutto non si progetta questa società che è, come dicevi, già trasformata e che potrebbe forse renderci anche più forti nel mondo, no? Avere un paese consapevole di essere un microcosmo rispetto al pianeta intero potrebbe essere grandemente utile, invece questa cosa non succede spessissimo. Senti, ci vuoi dire quali sono invece le rubriche che non c'entrano nulla col, cioè che noi, il nostro numero è abbastanza monografico, abbiamo scelto così, no? Se non sbaglio, ma Guarda, vai. siccome mi hai alzato due palloni, ne approfitto per fare un inciso brevissimo. Uno, quello dei bar. Abbiamo un'intervista bellissima fatta da Francesco Foti ad Andrea Pennacchi, che ha in mente di aprire una compagnia goldoniana di teatro dialettale veneto multietnica. Ora, non voglio scadere nello stereotipo, però secondo me Pennacchi due bar li frequenta nella sua vita. E almeno come Poiana, forse non come Pennacchi, ma come Poiana, un buon conoscitore dei posti dove si beve il prosecco. E quindi, se lui è convinto che il teatro dialettale veneto debba essere interpretato da una compagnia multietnica, mi fiderei tendenzialmente più di lui che non delle analisi sociologiche. Invece, rispetto all'argomento più serio, macro,
che citavi, la trasformazione del mondo, abbiamo un bellissimo e agghiacciante pezzo di Stella Levantesi, che già aveva contribuito al primo numero, su migrazioni e cambiamento Cambiamenti climatico. climatici. Esatto, cambiamento climatico. Do solo una cifra e poi consiglio di leggere il pezzo perché la fotografia è terribile. Entro il 2050 si calcola che almeno 200 milioni di persone saranno costrette a muoversi per via delle condizioni estreme del clima nei loro paesi, che vanno dalla siccità all'erosione delle coste che sommergerà isole, eccetera, fino alle alluvioni. Quindi insomma, tanta roba, noi non possiamo far finta di niente, diciamo, rispetto a quello che banalmente sta per succedere, in parte già succede, già solo negli anni 90 25 milioni di persone si sono dovute muovere a causa dei cambiamenti climatici. Venendo alle rubriche, allora, noi abbiamo un apparato di recensioni delle cose che ci piacciono e che ci piace segnalare. Libri degli altri, che deriva da una tradizione che tu avevi lanciato ancora prima che la rivista esistesse, film, libri, recensioni, film, libri, serie TV e dischi. Sono raddoppiate rispetto al numero scorso, quindi sarà una parte più corposa con alcune cose interessanti, alcune che magari avete già visto. Altre che abbiamo visto per voi in anteprima e che vi consigliamo per quando usciranno poi anche nel nostro paese. E quasi sempre cerchiamo di fare in modo. Scusa un secondo. Pardon. Cerchiamo di fare in modo che i titoli scelti siano in qualche modo relazionati col tema centrale del numero, anche se poi non è detto. Abbiamo un eccezionale cruci d'erba che Sembrano realizzi. fare cruciverba. Ti Ormai facciamo la fare i mia. cruci d'erba? Esatto. No, io avevo pensato anche a quelle cose, quindi unire i puntini. Lavoriamoci per il prossimo numero. Unire i Grazie. puntini Mi state è un dando altro. grande importanza. No, ma è importante sentirsi amati dagli amici così ed affettuosamente, perché, sai, sono momenti difficili, c'è il Covid, così sentire tutto questo calore. Unire i puntini, non so se sono all'altezza, però Ma è la mi metafora aiuta. definitiva, Ah, unire i uniamo un puntini. puntino. Sì. Certo. C'è il tuo cruciverba, c'è la striscia realizzata da Tommaso Cattone Mosquitos, che è molto simpatica e fatta un po' con lo spirito delle strisce americane. Abbiamo tre nuovi opinionisti, nuove, perché poi la maggioranza è femminile. Una rubrica fissa di Marco Tiberi. Che si chiama Ci avete mai fatto caso con la I, quindi lo dico per i commentatori dei social che so essere puntigliosi, non scriveteci segnalandoci che abbiamo scritto Ci avete sbagliato, perché è una citazione di Aldo Fabrizi e nella trascrizione dal romanesco, diciamo così, dal romanesco italianizzato, è più corretto scrivere Ci avete con la I. Ed è una rubrica in cui, beh, però è così. Abbiamo correttori di bozze ovunque, diciamo, Eh in sì, ogni il luogo del paese. web è un grande reparto correzione bozze. E la citazione era Ci avete mai fatto caso? Che se non ci avete mai fatto caso e poi qualcuno ci fa fare caso, allora ci fate caso, più o meno, quasi letterale. E quindi Tiberi col suo spirito, Tiberi sceneggiatore, conosciutissimo autore di People, ci farà far caso a cose a cui non abbiamo fatto caso e da quel momento ci faremo caso. Adesso smetto di dire che ci faccio caso. E poi ci sono Laura Campiglio, giusto? Esatto, Laura Campiglio, che ha un titolo bellissimo per la sua opinione, che è Vasto Programma, che è la citazione di una frase che disse Charles de Gaulle dopo la prima nomina, fu intervistato dai giornalisti che gli chiesero se aveva intenzione di cacciare, letteralmente, di cacciare tutti i coglioni che c'erano nella pubblica amministrazione.
E lui rispose: vasto programma, che mi sembra stupendo, è stupendo. Sì, poi è rimasta, senza spiegare la premessa, è rimasta un'espressione, no? Tipica della sinistra, soprattutto della politica che si dà delle arie, no? Senza cogliere l'ironia, Esatto, che era esattamente. coessenziale. Cioè, quando uno dice un vasto programma, per esempio, ricordo i nostri, delle persone che abbiamo già citato usare questa espressione con una certa area di sicumera, si direbbe, e invece era tutto un po' una presa in giro, stavo dicendo una volgarità. Poi, oltre a Laura Campiglio, c'è Ginevra Lamberti, giusto? Mi ricordo bene. Esatto, Ginevra Lamberti, anche lei tra l'altro senza saperlo, anche lei entra, diciamo, a pie pari sul tema del numero e sui meccanismi che portano in questi tempi dominati dai social, lo possiamo dire malgrado noi stessi in questo momento ci siamo dentro. A commentare, a dare seguito a polemiche senza magari conoscere l'argomento di cui si parla, dovendo poi fare marcia indietro il giorno dopo, insomma molto, molto interessante. Poi più modestamente c'è il Melzeviro che chiude il numero, che si chiama CO2, perché sono un direttore che non condivide la sua stessa linea editoriale, quindi mi autosmentisco in coda del numero. Io cerco di, come dire, scrivere delle piccole cose sulle contraddizioni dei meccanismi che ci attanagliano ogni giorno e contro i quali tutto sommato abbiamo voluto provare a fare questa rivista. Ecco, un vessillo issato in mezzo alla bufera come dire, no, degli argomenti stupidi a cui assistiamo tutti i giorni. Ok, allora io direi che siamo alla mezz'oretta, quindi faccio solo uno spot per People, così i nostri amici e amiche si preparano per domande taglienti. C'è qualcuno che dice: perché non fate un libro con Willy Peyote? Faremo una cosa particolarissima, una nuova collana che si chiama Birrette, che è un capolavoro. A volte abbiamo delle trovate talmente geniali che quasi ci sorprendiamo da soli. È la prima persona che intervisteremo. Con cui dialogheremo, perché non è proprio un'intervista, è una birretta presa con Willy Peyote, appunto, che è un carissimo, grande autore, carissimo amico, peraltro torinista, lo dico io, così almeno non metto in chiaro che sono della Juve, e questo crea un sacco di problemi tra di noi, però appunto, invece la birretta è molto buona e sarà interessante. Stiamo lavorando peraltro a tutti i titoli del 2021, anche perché ci sta sul cazzo il 2020 tantissimo, c'è una roba che prima finisce, speriamo si porti via anche le sue scorie, diciamo, meglio è per tutti. E quindi vi chiediamo, abbiamo lanciato una specie di brainstorming per tutti i lettori e la comunità di People, chi vuole darci idee, ovviamente. Saremmo felici di realizzarle e non è che ci date l'idea e scappiamo, magari ci lavoriamo insieme se ci sono proposte anche un po' strutturate. Vi ricordo che, ma poi lo diciamo, no, perché arriva un grande autore, Diciamolo, diciamolo, cioè certo. prima che il gallo canti, cioè che Ossigeno esca nel secondo numero, che uscirà il Black Friday, perché siamo dei ragazzi sofisticati dal punto di vista editoriale. Uscirà un grande autore, però io lancerei un concorso. Chi sarà il grande autore? Ah, questo è Ah, fantastico, la gente impazzisce. dai, chi è che sarà il grande autore che inizierà, che uscirà il primi di novembre? Adesso uscirà giovedì il nuovo libro di Johannes Buchler, che si intitola Non esistono piccole donne, che non è un riferimento alle piccole donne che vogliamo benissimo, ma Non esistono piccole storie era la prima raccolta, ora è dedicata all'universo femminile, diciamo così, soprattutto alle storie di donne importanti e appassionate e appassionanti. E poi, caro figlio, non è, dice Marco Tiberi, che ci prende, ci canzona. Ma Tiberi, tu lo sai, non vale quelli che lo sanno. E intanto, se avete invece domande su Ossigeno, vabbè, qua c'è qualcuno che dice il 2021 non sarà diverso. Io spero di sì. Mazza, o che brio, eh. No, dai, speriamo che sia uguale. Qualche diretta fa avete parlato di Renzi, aiuto, non ci avevamo ancora pensato, però può essere una buona idea per il mondo. I Io posso successi di. Beh, fare 8 ore comode, comode in diretta su Renzi. Se interessa, io sono la disponibile. fai sul tuo profilo, se possiamo dirtela così, diciamo, non coinvolgere anche noi. Il libro di Calenda appena uscito, vedo che sono tutti molto spiritosi i nostri, Stefano Catone, uno dei nostri soci.
Se avete suggerimenti non scemi e domande a chi dirige insieme all'Area Buona Corsi la rivista, Diego Bianchi potrebbe essere una buona idea per il 2021. David Foster Sì, ho Wallace. anche il titolo per Diego Bianchi. Il libro si chiamerebbe Magliette, Ah, birrette, bene, magliette. birrette, una maglietta con Diego Bianchi. Però con Diego Bianchi potremmo pensarci Ah adesso, sì, questa è una certo. buona intuizione. Diciamo che Fuochino, Fuocherello, Fuochino, Fuocherello. Fuochino, Fuocherello. Sarà Veltroni, invece anche della... Questo non so No, se... Veltroni fa la prefazione, lui è un prefazionista, diciamo. No, beh, fa anche dei libri che vendono tantissimo, l'ultimo su un giallo su Villa... Salutiamo Walter, che secondo me è l'unico che si deve candidare a sindaco di Roma. Senti un po'. Sarebbe quello che risolve tutto, ma non sappiamo perché non l'abbiano ancora. Magari lo sto bruciando e non è mia intenzione. C'è qualcuno che si avvicina, ai 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 ai, perché abbiamo dato Zoro. Vabbè. Sì, era troppo Lasciamovi facile. nel dubbio che possa essere quello che inizia con la M, finisce con la X, comincia per Trovo confortante che nessuno abbia detto da Milano. M. No, beh, questa è una tua cattiveria che non raccolgo. Da Milano, però vedi che l'hanno appena detto, zero calcare al suo editore, Diego, nemmeno. Ma perché siete, può anche esserci un mondo fuori dalla propaganda? Esiste un mondo, mi chiedo, esiste un mondo fuori dalla propaganda live? Forse no. Non lo so, non è che cos'è dura, reagisce a questa No, provocazione. poteva essere un Celata è il simile. migliore, potremmo far fare un libro a Celata. Celata. Memo Celata. Remigi, adesso stanno facendo giustamente l'elenco. Titolo in collegamento. Esatto. Con prefazione di Enrico Mentana che si lamenta. No, Pippo. Cosa no, Pippo? No, Pippo, io voglio un libro che parli di una pezza di Lundini, che è il mio programma culto del momento. Ma non sai che ci stiamo, vabbè, anche su questo stiamo Ah! lavorando, ma non potevi saperlo. Non potevo saperlo. Diciamo, fuori da propaganda, allora Mirko, ragazzi, sta diventando una diretta che dovremmo parlare di ossigeno, ma è colpa mia che ho spoilerato. Allora, da biellese, se fate un libro su Giletti, io non solo mi dimetto, ma do fuoco alla redazione che non abbiamo. Una virtualmente. Però un libro su Giletti, Sì. tanta roba, eh. Sì, tanta roba. Comunque, noi stiamo Lundini. parlando. Londini potrebbe essere un'idea. Abbiamo però Ossigeno, questa rivista bellissima che si può leggere anche alla rovescia, ed è una rivista che è uscita un mesetto fa, ma si candida ovviamente ad avere vita lunga, e il secondo numero uscirà alla fine di novembre. C'è qualcuno che esagera un po', noi non siamo mai per far morire No. nessuno. No, infatti ci mancherebbe altro. Ok, ho fatto male. Ho No, non no, la violenza. No, facciamo infatti. bullismo su Poi sai Giletti, come mi dai. sono trovato bene l'ultima volta che sono andato a Giletti, ti Me ricordi? la ricordo come se fosse adesso. Ma mancava solo il conte Dracula nelle file della destra italiana e poi c'erano tutti. Ricordi che ti aveva messo un altro che non cito, ma che io ricordo bene chi è, Klaus dietro, Davi. che ti, esatto, che ti urlava nelle orecchie Salutiamo tutto anche il Klaus tempo. Davi, che si è appena Salutiamo candidato a Klaus Davi. sindaco di Reggio Calabria e non è diventato sindaco. Mi dispiace un sacco, però quella sera era particolarmente simpatico e sembrava il coro greco, cioè non sapevo Sì, neanche dove fosse, non me l'avevano detto. esatto, arrivava tipo l'audio surround delle sale cinematografiche, quelle belle. E dietro le quinte volevo spaccare No, io non tutto. istigo proprio nessuno alla violenza, anzi, cioè proprio sono un non violento e mi dispiace che qualcuno abbia scritto delle fesserie, la nostra antipatia è totale, ma questo non si Oh. traduce in nessun tipo civati kamikaze. Ma poi guardate che può Madonna. essere anche una soluzione, fa il sindaco 5 anni, poi ce lo leviamo. Ritorno per sempre per osmosi, diciamo, no? Cioè, Sì, proprio, mi dispiace per i romani, però no, sembra il bar di Guerre Stellari, diciamo, per ora, un po' sì, la un po' linea sì. di partenza, diciamo, sono anche curiosi. Persino Marchini ha detto no, io stavolta, ragazzi, No, tutto stavolta che bene, no, infatti adesso ciao. stiamo esagerando. Vediamo se ci sono delle considerazioni su Ossigeno, la rivista che ha tutta una sua, come dire, linea indipendenza, ma è edita da People, che ha una serie di, evidentemente, sovrapposizioni, scambi con i libri che facciamo, a cominciare dalle autrici più autorevoli, abbiamo detto Giara Khan, Speranze Ripanti, ma anche... Oiza Wasui, insomma, c'è tutta una serie di persone a cui teniamo moltissimo. Ah, c'è un'intervista, scusami, c'è un'intervista ad Aboubakar Soumaoro,
che tutti conosciamo e seguiamo e apprezziamo. E devo dire, io era la prima volta che ci parlavo. Persona che non avevo mai sentito fuori dal contesto in cui lo intervistano rispetto ai suoi temi soliti. Invece, io gli ho chiesto un parere più generale sul tipo di società in cui, insomma, sui temi del numero, insomma. Persona veramente interessante, possiede una struttura intellettuale, un modo di articolare, di vedere le cose veramente profondo. Io consiglio di leggerla se riesco a scriverla al mio meglio, ovviamente, decentemente, rendendo bene quello che ha detto, perché è veramente una persona che mi ha colpito. Bene, sono d'accordo con te, e ovviamente arricchisce anche perché noi siamo di quelli che pensano che ci bisogna leggere qualche libro, no? Lo dicevamo anche prima di farli, diciamo, perché adesso sembra una cosa un po' piaciona, però insomma, forse qualcuno che ha una sua struttura culturale, politica, anche professionale, insomma, l'abbiamo visto anche adesso che c'è uno certo cortocircuito anche nel mondo della scienza, no? Beh, a me angoscia moltissimo vedere questi virologi, come dire, che sembrano degli indiani metropolitani o dei guastatori a volte, no? Cioè, boh. Quindi preferiamo un certo rigore, una certa preparazione che Ma ti possa ricordi avere. qual era stata l'ultima grande crisi scientifica del nostro paese? Era stata No, con i dimmela. terremoti. Ah, certo, come no? Allora, noi non possiamo passare la nostra vita a decidere qual è il geologo, qual è il virologo. Cioè, capite che non può funzionare così. L'infodemia, come la chiamano, no? Cioè, non è serio tutto No. questo fluire di informazioni che invece di darti degli elementi ti confondono, ti sballano, ti rovinano l'esistenza, ti mettono l'angoscia. Ma non può funzionare così. Ci chiedono se siamo soddisfatti personalmente molto, avete avuto buone risposte, sì, e se tifi per noi, leggici anche, parlane con i tuoi amici, cercheremo di rendere ancora più fruibile quello che facciamo. Dimmi. Scusa se faccio così come Bin Laden, ma la citazione non è voluta. Chiedetelo in libreria, perché specialmente nelle catene, poi compratelo magari nella libreria di quartiere, però così a sfregio andate in una catena e dite: ma vorrei acquistare la rivista Ossigeno pubblicata da People, così la ordinano, capite? È tutto un meccanismo perverso. Poi uscite, non siete obbligati a rispettare quell'impegno necessariamente, questo lo dico io perché People non lo direbbe, e andate poi a comprarla nella libreria di quartiere. No, io lo Però faccio, questo è non è che lo molto dico. Io utile, vado a lo ordinare i fa. libri People in ogni Feltrinelli senza fare nomi, Mondadori d'Italia, anche perché mi chiedo come possano non averne almeno 50 copie per uno, ma sono domande che attengono a quel grande mondo del conflitto di interessi e della consorteria italiana. Vado bene? Sono abbastanza radical, poco Benissimo. chic, ma tanto radical. E ci siamo un po' rotti gli ordini, diciamo, di questi meccanismi, ma infatti. Del resto non è un caso che il nostro sito vada molto bene perché alla fine c'è un rapporto diretto con chi ci legge e sapete dove trovarci. E Esatto. peraltro quando magari poi ne scriveremo, no? Se ne abbiamo un po' parlato, chissà come mai vanno tutte sulle piattaforme online, forse perché il servizio, quello fisico, oltre al Covid, è un po' scadente, no? Cioè sorprendersi dalla vittoria di Amazon, forse invece di star lì a prenderle si poteva inventare qualcosa nelle. Non solo per i libri, sto parlando in generale di un mercato molto condizionato, perché sono liberisti ma non sono capaci neanche di essere liberisti, questa è Esatto. la drammatica verità. Peraltro consiglio per la rubrica I nomi dei libri degli altri, un libro bellissimo di Marco D'Eramo che è appena uscito per Feltrinelli, che fa anche cose buone, potremmo dire, che si chiama Dominio. Ecco, ed è bellissima la storia di come ci siamo fatti fregare dai ricchissimi che hanno organizzato altro che ossigeno, diciamo, hanno messo tantissimi miliardi di dollari e poi di euro per cambiare la percezione dei fenomeni sociali e ci hanno spiegato, per esempio, che bisognava smantellare il welfare. Adesso è bellissimo il dibattito sulla sanità, visto che hanno tolto le terapie intensive d'estate, cioè sono dei fenomeni. Io Ma renditi Fontana, non so, conto. Fontana sindaco di Roma, tanto manca solo lui, così almeno ce lo caviamo da qua, perché è una roba. Il neoliberismo, Il Marco neoliberismo Tiberio, non è sì. male. Esatto, c'è anche Simone che gli va dietro in contemporanea. No, invece la domanda dell'edizione digitale, il book, diciamo, ci stiamo pensando, stiamo facendo una riflessione più che altro sulla forma. Perché no, non vogliamo fare l'ossa che dice che il vino è buono, ma
ci piace anche molto come è fatto l'oggetto ossigeno, come è impaginato, come è fatto graficamente. È un lavoro che ha fatto Alberto Civati di Howl con Tommaso Catone per la parte di illustrazioni. E quindi stiamo cercando di capire come ricrea, cioè come fare una cosa che sia leggibile, fruibile in PDF sostanzialmente, perché poi di quello si tratta. Ci stiamo lavorando, speriamo di darvi notizie tra non tantissimo. Sarebbe molto carino radunare un collettivo di fotografi di strada che riprenda la ruralità del nord e sud Italia, o anche un reportage per immagini sull'inquinamento. Sì, non è una rivista tanto fotografica, è una rivista molto disegnata, però abbiamo una fotorubrica. Questo numero avremo Francesca Druetti, che sta facendo un lavoro a Torino, che è una città che ha conosciuto una grandissima immigrazione, e dove le attività commerciali aperte da nuovi italiani, sempre per usare l'espressione di prima, sono molte. Tra l'altro, Francesca, visto che ti ho visto che sei in collegamento, sei in ritardo con la consegna, non per metterti pressione, ma adesso te lo dico davanti a testimoni, per cui se questo è il tuo È la direttore che prima ti parla. esatto, è la tua prima diretta in cui facciamo presente le scadenze, tipo Radio Popolare di tanti anni fa. Poi noi siamo trimestrali, caro Paolo, ma a volte anticipiamo, non calpestare l'erba, solo la legalizzazione ferma la repressione. Beh, diciamo che abbiamo anticipato una cosa incredibile, perché adesso anche il CBD è considerato sostanza stupefacente. Secondo me quelli che stanno male, non so se si fanno delle cose loro, però veramente darebbero l'impressione, sono proprio quelli che fanno queste, che prendono queste decisioni. Abbiamo raccontato la traiettoria della cannabis light, noi siamo per la legalizzazione anche della cannabis non light, ma adesso addirittura illegalizzata la cannabis light, cioè ormai siamo diventati un paese, fra un po' ci tolgono il vino, peraltro in Lombardia hanno già iniziato, perché come è noto Esatto, fa il paio con la alle 6 bottiglia di che devi sera cosare. c'è il coprifuoco tipo Chicago anni 20, diciamo. Una roba, Prevedo code a sniffare la benzina tra brevissimo. sì, che verrà resa illegale molto presto, tra le 5 e le 6 del mattino, però, perché dopo il resto invece ci sono i petrolieri e bisogna venderla tantissimo. È tutto molto bello, però è tutto molto così. Il libro di Marco Deramo si chiama Dominio, così, Marco Deramo, Marco mi chiedo, Deramo. sì, di apostrofo. C'è Camilla Filippi che salutiamo. Tra una diagnosi e l'altra siete perfetti a sottofondo. Siete, cioè, qualcuno che sta facendo una diagnosi o è un medico, un infermiere che sta lavorando, nel caso lo salutiamo con tutta l'empatia possibile, visto che la Certo. situazione sta impazzendo, per cui va bene, Io a interrogarci allora. Barcellona ci ho vissuto sulle orme di Pepe Carvalho, però indagavo cose diverse, tipo la storia della filosofia, ma poi sono tornato qui perché ho deciso di fare. Stavo bene a Sì. Barcellona. Per Vorrei. studiare ci specifichiamo, Io studiavo, certo. Non come capisco l'ironia perché poi, vabbè, un no? giorno racconterò i miei trascorsi. No, ma Comunque nessuno veniamo a dubita che Barcellona tu abbia studiato. appena ci si muove, volevo dire questo perché l'abbiamo già fatto nel primo lockdown. Noi non ci muoviamo più, perché visto che poi vedo che ci sono un sacco di festival che resistono a tutte le intemperie, però ma a me sembra assurdo con questa situazione muovere le persone. Ho chiesto che si facessero quest'estate, ma hanno spiegato che quest'estate non c'era modo di organizzarle. Adesso facciamoli tutti autunno-inverno quando ci sono i contagi a bomba. Io sono per stare a casa, tutte le presentazioni peraltro ci stanno saltando. Quindi la linea che terrà People è, salvo eccezioni rarissime, facciamo le dirette su internet finché le cose non torneranno a posto. Non c'è bisogno di un DPCM, c'è anche il buon senso, un minimo di intelligenza anche commerciale, perché poi non è detto che stare qua sopra non sia così, no? Sia così sbagliato in un momento come questo. No, certo. Ecco, quindi faremo i responsabili. Io non so se ci sono altre curiosità, perché io mi sono dato la regola che dopo 45 minuti si possa anche salutarci. Questa diretta rimarrà online, tipo la manderemo anche su Marte attraverso un piccolo dispositivo che lascerà ai posteri il secondo numero di ossigeno. Se volete il primo numero lo trovate su peoplepub.it, insieme a un sacco di libri, regali, omaggi. C'è anche la maglietta del Poianistan che non ce l'ho ancora, se no la metterei su. Non abbiamo svelato il nuovo autore, ma sta per arrivare un grande autore. Io ringrazio Paolo Cosseddu, che Grazie a ci voi. vogliono a Barcellona. Prima uscita andiamo a Barcellona a Ma presentare magari. Ossigeno con grande piacere in catalano.
ci prepariamo in queste settimane. Questo non garantisco, però. Però sì. E non lo so, tu vuoi dire qualcosa in chiusura? No, cioè, un appello come dire, ad aiutarci in questa impresa che è un po' folle, perché adesso ridendo e scherzando, noi abbiamo appena, cioè il nostro editore ha appena detto che non si fanno più le presentazioni perché la situazione ovviamente non lo permette e condivido, è una posizione responsabile. Però la situazione non è facile. People si è inventata un po' la vita in quest'anno e brillantemente, a mio parere. Però anche solo l'idea di aprire una rivista proprio quest'anno, con tutto quello che è successo, non è semplice. Cercare di fare un lavoro sui contenuti, su delle cose che restino, su articoli che potete leggere oggi e hanno senso, e potete leggere tra 6 mesi e hanno senso lo stesso, e spero anche oltre i 6 mesi. Quando la maggior parte delle cose che leggete oggi, dopo 24 ore, già sono scadute. Roba che neanche la mozzarella di bufala tenuta fuori dal frigo, perché sono rispettoso delle regole. È una cosa difficile, a noi piace molto, siamo contenti, siamo moderatamente contenti come è venuta, poi cercheremo di farla sempre più ricca, sempre meglio, le riviste cambiano, no, evolvono e migliorano, se Dio vuole, col passare del tempo. Però parlatene, cioè diffondete la voce perché non sembra mai uno sforzo. Insomma, è importante e noi ci crediamo molto. Se vi piace quello che People ha fatto in questi primi anni di vita, sosteneteci perché insomma, è una cosa complicata, ma speriamo che ne valga la pena. E con questo appello strappalacrime di Paolo Cosseddu, io ringrazio lui, ringrazio voi, mi fa molto piacere che ci abbiate seguito, ci potete seguire ancora. Chiudo in catalano, molto bene, mi scrivono, molto bene, va bene, parliamo in catalano. Prossima diretta con Paolo Cosseddu è in catalano, il prossimo numero esce Black Friday, si chiama Black, eccetera, eccetera, non svegliamo tutto. Avrà il contributo di cosiddetti nuovi italiani che secondo noi sono italiani e spesso sono italiane molto capaci e molto brave e quindi ve le proporremo e insieme ci sarà qualche vecchio arnese come noi che cerca di fare loro compagnia nel modo più, come dire, sobrio e nello stesso tempo speriamo accattivante per tutti. Grazie Paolo, grazie anche a Ilaria, ovviamente alla nostra super direttrice e buona lettura a tutti e a tutte. Grazie a te, grazie a voi.